La ferita da tradimento. È una ferita che viene vissuta con il genitore del sesso opposto, si attiva tra i 2 e i 4 anni di età. Il bambino si sente tradito dal genitore di sesso opposto ogni volta che il genitore tradisce la sua fiducia. Vive il tradimento, anche quando sente che il genitore del suo stesso sesso si sente tradito dall'altro genitore. E il bambino lo percepisce come se accadesse a lui personalmente. Il bambino si crea una maschera di protezione che è quella del controllore, esercita il controllo per verificare se gli altri eseguono i loro impegni e se viene fatta secondo le loro aspettative. Le aspettative nei confronti degli altri hanno lo scopo di verificare se può fidarsi di loro. Cerca di prevedere tutto in modo da tenere sotto controllo le situazioni. Questa maschera gli permette di compiere delle azioni dove apparirà agli altri come una persona affidabile e responsabile. Il controllore è dunque diffidente, non si accorge però come lui stesso abbia difficoltà nell'avere fiducia negli altri. Pensa di non meritare di ricevere sostegno disinteressato e crede di essere sfruttato non appena abbassa la guardia. E quindi è sempre allerta e impaziente, per esempio con le persone più lente di lui, non ha mai tempo da perdere. Anche quando sono malati, vogliono guarire subito, vogliono guarire prestissimo. Morfologicamente non sono delle persone grasse, ma abbastanza robuste, hanno dei chili di troppo per manifestare la loro forza e apparire persone di cui potersi fidare. Nell'uomo, se mette in evidenza i muscoli, ad esempio nella parte superiore del corpo, la ferita da tradimento è molto profonda. Se il corpo dell'uomo ritorna a inflaccidirsi appena smette di fare esercizio fisico, soffre anche della ferita di abbandono. La donna controllore invece concentra questa energia all'altezza dei fianchi, delle natiche, del ventre, delle cosce. Quando la donna ha un corpo a pera, cioè quando la donna ha un corpo non proporzionato tra la parte superiore e inferiore, la ferita da tradimento è profonda. In certi casi si può osservare il fenomeno inverso, cioè l'uomo avrà per esempio delle anche e delle cosce più grosse rispetto al resto del corpo e la donna, per esempio, avrà un corpo più maschile, cioè avrà le spalle più larghe rispetto alle anche e alle cosce. E in questo caso la ferita del tradimento avviene con il genitore dello stesso sesso. Per il controllore è molto importante apparire persone sicure di sé, anche se in realtà hanno poca fiducia in se stessi. Possiedono molti talenti, passano rapidamente all'azione, ricoprono molto bene ruoli in cui è richiesta la figura di un capo. Il controllore ha spesso sbalzi di umore, ha una voce forte che si sente da lontano, utilizza spesso i termini lo sapevo, fidati di me, non mi fido, lasciami fare da solo. E per lui è importante mostrare la propria forza e il coraggio e difficilmente si confidano con gli altri. Si occupa molto degli affari altrui, crede di doverli aiutare ad organizzare la loro vita, si occupa dei problemi altrui sempre per mostrare la propria forza. Ha molta difficoltà con le persone autoritarie in quanto crede che esse vogliano controllarlo. Non sopporta che qualcuno gli mente, però spesso mente per non perdere la sua reputazione. In generale è un seduttore. Ha molte aspettative, il controllore piace tanto innamorarsi soprattutto nella parte passionale della relazione. La massima paura è la dissociazione, la separazione e il rinnegamento. Per lui venire rinnegati significa essere traditi. Non si rende conto però di quanto spesso sia lui a rinnegare gli altri, eliminandoli dalla sua vita. Può andarsene durante, per esempio, una conversazione quando è in collera o sbattere il telefono in faccia. È il tipo di persona che vive con maggiori difficoltà una separazione di coppia,
perché ciò gli ricorderà di non aver mantenuto il controllo sulla relazione. Nell'alimentazione ha un buon appetito, mangia rapidamente perché non ha tempo da perdere, aggiunge molto sale e spezie alle pietanze, e molti aggiungono sale addirittura prima di assaggiare, così si garantiscono di avere l'ultima parola sull'argomento della loro alimentazione, proprio come fanno quando conversano, dove hanno sempre una parola da aggiungere. È in grado di controllarsi nell'alimentazione quando è occupato, ad esempio riesce anche a non mangiare, ma poi quando riprende il contatto con il cibo può anche perdere il controllo e mangiare molto. La ferita è in via di guarigione quando qualcosa non disturba più i tuoi piani. Smetti di restare aggrappato ai risultati, smetti di volere che tutto avvenga secondo i piani prestabiliti. Tu puoi sentirti completo anche senza il riconoscimento degli altri. Trasformare la ferita da tradimento permette di diventare una persona con senso di responsabilità, valore della verità e spiccate doti di pianificazione. Se ti riconosci in questa ferita, perdona te stesso per aver vissuto sempre nel controllo e non nella spensieratezza. Chiediti scusa se hai sottratto del tempo da dedicare a te stesso perché troppo occupato a verificare ciò che fanno gli altri, e chiediti scusa se non mantieni gli impegni, soprattutto con te stesso.